Salve, benvenuti in questa lezione. Vi faccio vedere come è possibile cambiare l'immagine con cui un funnel viene visualizzato sui social network. Per poter far questo, andiamo a prendere un funnel di esempio. Potrebbe per esempio essere questo qui. All'interno di un funnel ci sono diverse pagine. E qui, in questo funnel in particolare, ne abbiamo solo uno. Vediamo come questo funnel viene visualizzato nei social media. Per far questo, ci servirà questo link e useremo il tool di Facebook che si chiama Debugger di Facebook. Copiamo questo link, andiamo nel debugger di Facebook e clicchiamo questo link. Vediamo che cosa ci restituisce come informazione. Ecco, quindi nel momento in cui noi andiamo a condividere questo link sui social media, noi vedremo queste informazioni qua. Vedremo questa immagine, vedremo questa scritta e questa descrizione. Supponiamo adesso di volerla cambiare. Come possiamo fare? Facciamo così. Andiamo nel funnel, editiamo la pagina. Ricordate che se un funnel è costituito da più pagine, questo lavoro lo dovrete fare sulla pagina iniziale del funnel. Andate nei settings, cliccate su SEO Metadata. E qui noi possiamo andare a cambiare le informazioni. Quindi possiamo scrivere, per esempio, in italiano, come diventare un affiliato di successo. E poi scriveremo training gratuito, insegna a fare soldi online. Qua come keywords potete scegliere quello che preferite, diciamo, sono le parole chiave che sono legate magari a questo funnel. Potrebbe essere quindi commissioni. Potrebbe essere affiliazioni, potrebbe essere affiliate marketing o marketing di affiliazione. Potete scriverne più di uno. L'autore, ci lascio il mio nome. Come immagine ne potrete scegliere un'altra. Quindi, per esempio, supponiamo di volerne scegliere una differente che ci piace di più, andremo a sceglierla su Google, scegliamo, che ne so, immagine di successo. Per esempio, scegliamo questa immagine qua, la salviamo all'interno del nostro. Torniamo qui. E cambiamo l'immagine. Facciamo upload. Scegliamo l'immagine che abbiamo scaricato. Clicchiamo due volte, doppio clic, ed ecco qua che l'immagine è cambiata. Bene, dopodiché clicchiamo sulla pagina, clicchiamo su Salva e usciamo cliccando su Exit. Vediamo adesso cosa ci restituisce l'informazione del debugger. Quindi
copiamo di nuovo questo indirizzo e andiamolo nuovamente a rimettere qui. Non c'era bisogno, c'era già. Debug. Allora, lui praticamente mi ha detto che l'ho fatto 3 minuti fa, quindi diciamo di rifarlo. Adesso mi dice che ci sono dei problemi, in realtà deve passare un pochino di tempo, quindi intanto, come potete vedere, le scritte le ha prese, come vi hanno fatto il successo, training gratuito insegna a fare soldi online. Aspettiamo ancora un secondino e ripetiamo lo scraping. Perfetto, come potete vedere, se adesso vado a condividere il mio funnel. Se vado a condividere il link, ricordate, del funnel sui social media, questa sarà la nuova immagine che comparirà. Queste saranno le nuove descrizioni. Il link invece rimane sempre lo stesso, perché ovviamente è il link dell'indirizzo che state utilizzando. Ricordate di iscrivervi al mio canale e sapete che se vi iscrivete a ClickFunnels utilizzando il mio link avrete a disposizione il corso completo di ClickFunnels con tutte le lezioni.